Eccoci con la testimonianza di un altro dei capitani coraggiosi che ci stanno accompagnando in queste ultime settimane, anzi in realtà il presidente di un gruppo di capitani coraggiosi che si stanno reinventando in questa situazione di emergenza sanitaria ma economica. Siamo in collegamento con il presidente di CNA Rimini, Mirko Galeazzi. Galeazzi, a Rimini fra i vostri associati ci sono imprenditori che in questo momento si sono rimboccati le maniche e hanno ridefinito la propria attività per resistere alla crisi e che quindi possiamo definire capitani coraggiosi? Devo dire che tutti i nostri associati, ai quali è stato concesso di poter continuare con le proprie attività in quanto ritenute essenziali, hanno continuato a fornire i propri servizi con impegno e professionalità, addirittura in certi casi a riadattare o riconvertire la propria produzione. Questa è una consapevolezza che il contributo che ognuno di noi può dare in questa fase è essenziale per l'intera comunità. Chiaramente rispettando in primis tutte quelle che sono le norme relative alla sicurezza legate al tema Covid-19. Parliamo di coraggio. Io ritengo che più che di coraggio sia scattata in molti di noi quella che in romagnolo viene chiamata l'ignorantezza, la volontà ostinata di non volersi piegare a questo virus con la consapevolezza che vinceremo anche questa battaglia. Il 4 maggio è previsto l'avvio della fase 2, è un periodo in cui soprattutto nei weekend inizia la stagione estiva e balneare. Nel complesso alcune attività potranno riaprire con restrizioni. Qual è il punto di vista di CNA in merito alla fase 2? La fase 2, partiamo dal presupposto che sarà sicuramente una fase molto delicata in quanto comunque dovremo gestire la riapertura delle nostre attività con quella praticamente che è sicuramente la crisi dal punto di vista sanitario che non possiamo assolutamente non tenere in considerazione. Occorreranno dei protocolli molto precisi sotto questo punto di vista, le CNA è pronta a dare il proprio contributo sotto questo aspetto, ci attendiamo comunque dalle istituzioni appunto i manuali delle istruzioni, tutte le regole che dovremo seguire per riaprire con le attività. È chiaro che ci sono delle attività per l'organizzazione logistica e tecnica che hanno, che potranno ripartire diciamo con minori difficoltà in quanto sarà più facile mantenere e riconvertire gli ambienti in sicurezza, per altri sicuramente il tema è un po' più complesso. Può lasciare un messaggio a tutti gli imprenditori che fanno parte del mondo delle partite IVA? Sicuramente dobbiamo continuare ad essere ottimisti. Oggi dare un messaggio positivo a una partita IVA ritengo che sarebbe una grande responsabilità. Io tuttavia ritengo che il tema delle responsabilità sarà quello che farà la differenza nell'immediato futuro. Le partite IVA sono pronte a combattere, devono però essere messe nelle condizioni di poterlo fare. E questo non è un tema che riguarda solo noi.